Il sindaco Marco Rizzo, visto lo stato d'emergenza prorogato dal Ministero della Salute fino al 31 marzo, vista la situazione epidemiologica attuale, in via del tutto precauzionale, ha deciso di annullare l'intero calendario delle festività natalizie nel comune di Castellabate, in accordo con tutte le associazioni. Si tratta di un provvedimento preso per evitare possibili assembramenti ed evitare la diffusione del virus. Questa cosa mi ha preoccupato molto, non poco, tant'è vero io domenica ho dovuto fare subito l'ordinanza per la chiusura di tutti i plessi scolastici. Prima la mattina ho fatto un'ordinanza che riguardava solo il plesso di San Marco, poi ho dovuto fare l'ordinanza per tutti i plessi, perché quando ho capito che vi erano altri casi di ragazzi, di bambini insomma in altri plessi, ho preferito chiudere per 3 giorni le scuole, tutti i plessi per la sanificazione. Oggi è l'ultimo giorno, quindi abbiamo sanificato tutti gli ambienti e nel frattempo abbiamo fatto circa 600 tamponi, quindi nell'arco di 3 giorni davvero abbiamo fatto un grande lavoro di uno screening di massa della popolazione scolastica. Oggi abbiamo completato l'infanzia, ieri abbiamo fatto le elementari, l'altro giorno lì abbiamo fatto le medie, quindi fortunatamente abbiamo trovato soltanto un caso tra la popolazione scolastica più un accompagnatore che non pare. Quindi questa cosa ci ha, come dire, rassicurato da un certo punto di vista, però nulla vede che il problema c'è. Il fatto che il problema c'è, oggi purtroppo mi è arrivata da poco la comunicazione dall'ASL, sono altri 11 casi purtroppo che dobbiamo aggiornare, quindi roba di qualche minuto fa, ho visto un po' le mail che mi è arrivata e quindi questa cosa ancora non ci fa stare tranquilli, quindi perciò io invito tutti quanti ad essere responsabili, a stare in giro sì, ma con le dovute cauzioni, la maschera, il distanziamento, tutto ciò che riguarda la prevenzione su questo Covid insomma, va mantenuto. Questa è la cosa, è l'appello che voglio fare veramente a tutti i cittadini, davvero. Nonostante i protocolli nazionali, il sindaco Marco Rizzo ha deciso comunque di annullare gli eventi natalizi proprio in via precauzionale. Un'azione importante da parte sua, perché credo che tanti cittadini hanno apprezzato per la sicurezza appunto della popolazione questa sua decisione. Sì, io credo che sia stata l'unica decisione più saggia da parte di tutte. Devo dire, qua devo ringraziare anche tutte le associazioni che, devo dire, da loro hanno avuto questa sensibilità di dire allora a questo punto blocchiamo iniziative, con tutto che avevano organizzato, ogni associazione aveva messo su una serie di cose che insomma aveva impegnato molto per fare queste iniziative. E loro per primi, devo dire, hanno avuto questa grande sensibilità di dire noi vogliamo bloccare, vogliamo sospendere, quindi ho detto va bene, quindi oggi infatti credo che non si farà più nessuna manifestazione importante, tranne piccole cose, ma nulla di rilevante. A me spiace, per i bambini specialmente, perché erano iniziative rivolte specialmente a loro, quindi iniziative importanti, però non potevamo permetterci il lusso di rischiare veramente tutto quello che stiamo facendo per bloccare, insomma, prevenire tutto questo grande problema, davvero. Vuol dire che l'anno prossimo faremo meglio, quindi ci riserviamo di fare ancora di più, sicuramente.